Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento su temi di politica, di economia, di attualità dal centro video di Palazzo Cesaroni. Eh, vorrei, voglio anche presentarvi perché la trasmissione va anche nelle emittenti radiofoniche, vi parla Paolo Giovagnoni e accanto a me al centro video del Palazzo oggi ci sono Fabio Paparelli, Partito Democratico, Consigliere Regionale, portavoce della minoranza e eh, alla parte opposta Valerio Mancini, consigliere regionale della Lega. Allora, PD-Lega è un binomio col quale introduco subito l'argomento, da quando abbiamo ripreso la trasmissione la scorsa settimana, il quesito numero uno è... Voto elettorale in eh, alcune importanti città dell'Umbria, tra cui capoluogo di provincia, la città di Terni, e parto allora con eh, Fabio Paparelli, che da quella provincia proviene per un'analisi di un voto che ha visto, se vogliamo, eh, se me lo consentite, sconfitti sia il PD che la Lega da questa, eh, da questa eh, elezione. Il eh, Partito Democratico non ha raggiunto il ballottaggio, eh, però insomma, poi anche il centro destra è stato punito. Allora, Paparelli. Sì, ma in primo luogo. È, guarda... è stato un errore non avere fatto un centro sinistra unito? Ma guardi, il centro sinistra unito eh, si è tentato. dalle delle condizioni politiche attuali, credo che ci sia stata sia tentata la buona volontà da parte di tutti, se non vi è, si è riusciti è per diversi motivi in primis il fatto che eh, nel centro-sinistra la rottura è avvenuta il 25 settembre al voto politico in cui c'è stata una separazione tra nel centro-sinistra che, che ha consentito la vittoria della destra in Italia con un PD che non è riuscito ad allearsi né con quello che poi è diventato il terzo polo né a sinistra con il Movimento 5 Stelle eccetera. E quindi diciamo da lì poi in 14 capoluoghi in, in cui si è votato al voto amministrativo in tutta Italia mi sembra solo in un paio si sia fatta eh, l'intesa, l'accordo e poi i risultati sono stati quelli che sono stati abbiamo vinto solamente a Vicenza dove peraltro non avevamo alleanze di sorta quindi con un candidato civico di spessore e peraltro con lo stesso profilo del professor Kenick professore universitario, rettore eccetera quindi diciamo che le condizioni oggettive non, erano, eh, non hanno consentito. Del resto in tutta l'Umbria, nei comuni sopra 15.000 abitanti dove si è votato, non c'è stata l'intesa col Movimento 5 Stelle. Ma io vorrei dire che noi abbiamo bisogno soprattutto di un'intesa che sia, adesso campo largo è una definizione che dobbiamo archiviare perché non mi sembra che abbia portato bene, ma noi dobbiamo costruire una alleanza molto ampia che vada dalle forze del Movimento 5 Stelle al terzo bo, cosiddetto Terzo Polo, le forze centriste e soprattutto i movimenti civici. Ma prima ancora dobbiamo fare quello che è un po' mancato, cioè un'alleanza con la città e con i cittadini, con quel disagio sociale che dopo il, la pandemia diciamo, è, è ancora, eh, eh, si avverte diciamo, nelle città, nel degrado urbano che c'è a Terni, nei quartieri. Cose a cui neanche il centrodestra negli anni di governo la destra non è stata capace di dare una risposta. Poi hanno compiuto diciamo da Perugia a Terni hanno compiuto eh, la destra e il Patatracchi. Io trovo diciamo, le, alcune riflessioni: ho sentito il segretario dei Italia d'Italia che a debito alla sconfitta della destra al PD, cioè al fatto di non essere arrivato al ballottaggio, ma sembra un una ricostruzione un po' grottesca questa Senta, da questo PD punto di vista. Ha votato Bandecchi secondo lei, cioè i Ternani no, del allora, centro sinistra Il Partito Democratico che... ha dato un'indicazione precisa al ballottaggio, noi non ci riconosciamo in nessuna proposta politica, eh, dobbiamo riconnetterci con con la città, fare un lavoro uh, duro, riconnetterci con la città e con quel disagio sociale. Noi ricordiamo che il sindaco Bandecchi è stato eletto col 20% reale del voto dei cittadini, hanno, dei cittadini ternani che hanno diritto al voto. Eh, oltre il 50% dei ternani non è andato a votare, quindi evidentemente non c'è un'offerta politica né a destra, né al centro né a sinistra in grado di attrarre diciamo l'elettorato, quindi ci dobbiamo interrogare su quello, ricostruire una forza del Partito Democratico che abbia una consistenza tale poi da poter dettare la linea, sia la linea politica e anche la linea delle alleanze, perché noi non ci dobbiamo, abbiamo bisogno sia della gamba di sinistra che della gamba di centro e delle forze civiche vive della città e dell'Umbria se vogliamo tornare a vincere. Mancini. La Lega a Terni, comunque dicevo, ha perso la Lega perché la Lega addirittura non è rientrata in questo turbillon elettorale, addirittura ha perso proprio i posti in consiglio comunale. Quindi si può, può essere visto questo dato come una sconfitta no, del suo partito. Ma io da buon leghista storico che ho frequentato la città di Terni fin dal 2000, l'ho aperta io la sede della Lega nel 2000 a Terni, quindi conosco quel territorio e conosco gli elettori della Lega di Terni. Voglio ricordare che è stato, diciamo, l'ho detto anche pubblicamente qualche mese prima quando giravano dei nomi diversi da Leonardo Latini, io ho detto una cosa semplicissima pubblicamente, umilmente nelle televisioni dove ovviamente si parla di politica e dico che gli unici giudici popolari dell'operato di Latini nei suoi cinque anni precedenti sono gli elettori, gli abitanti della città di Terni, quindi questa possibilità doveva essere riconosciuta. E poi questo tipo di ragionamento elementare, elementare, banale anche politicamente, non è stato compreso. Evidentemente tutte le cose che io qualche volta anticipo nei tempi, perché con la gente che se ne dica io ci parlo, e conosco gli elettori della. Di quel territorio, i miei interlocutori non sono le stanze che, non, che frequentano in dieci, le mie, i miei interlocutori sono le fabbriche dentro la Treofan, i bar, le pasticcerie, qualche professionista dentro l'ospedale, cioè, quindi, su Latini non c'era un'avversità da parte dei Ternani perché si ricordavano da dove è partita l'avventura di Leonardo Latini, c'era un comune in dissesto, le partecipate con grandi debiti. Eh, tutte questioni diciamo, molto, molto brutte della città di Terni che iniziano appunto nel 2018, e Leonardo Latini con una squadra completamente nuova, di persone che non erano diciamo, nelle strutture politiche, eh, perché da 50 anni governava un altro orientamento politico, tranne il breve eh, passaggio di Chiaur, Chiaur. Per, per, per intenderci. Beh, quell'operato eh, è stato avviato molto con grande difficoltà, con molte difficoltà di bilanci, di, di, di scarsa conoscenza della macchina amministrativa e dopo un anno e mezzo si arriva a due anni di pandemia che spezza le gambe agli uffici, per ricordare, tanti uffici che lavoravano da remoto. Quindi anche il rapporto che deve avere l'amministrazione con i tessuti produttivi, con i suoi dipendenti, è stato compromesso. E quindi mi sembrava il minimo sindacale riconosce a Leonardo Latini questa opportunità. Non è stata fatta e ovviamente alcuni parti della Lega, che non, non, io no, oggi non è stato edotto le motivazioni per cui Leonardo Latini non è stato candidato, non è stato edotto il pubblico, non è stato edotto gran parte del partito e io, come, come solito, delicatamente, come mi è, eh, nella, nella chiarezza ho chiesto la dimissione di tutti i vertici del territorio della Lega che non le hanno dati, quindi contenti loro, di sicuro non sono contenti gli elettori per il motivo che diceva eh, Paparelli, eh, gli elettori nel momento in cui eh, tu eh, costruisci un percorso c'è un riconoscimento e a un certo punto questa opportunità la cantoni per motivi a noi sconosciuti Evidentemente io l'ho detto anche in un'altra trasmissione, molti elettori della Lega hanno votato Mandecchi punto. Tant'è che al ballottaggio il candidato del centrodestra, specchiatissima persona e degnissima persona, eh, ha preso meno voti eh, che al primo turno. Eh, che ti devi, eh, cioè dobbiamo spiegarcela, questa, ma no? politicamente ha preso meno voti, punto. Quindi vuol dire che quel valore. Ancorché espresso su una persona, ripeto, di, tutta, di tutto rispetto, non è stato apprezzato dai Ternani. Questo succede da 13 consiglieri a zero. E i referenti politici di quel territorio dovevano, secondo me, togliendo anche eh, di imbarazzo la segreteria regionale, dovevano dimettersi. Pavarelli. Eh non voglio fare tutta la trasmissione su Terni però insomma la città merita mh, qualche altra mh, questo sindaco fa tanto notizia adesso l'incompatibilità gli fa lasciare la Ternana la Unicusano ma è anche uno che fa notizia per altri versi insomma mh, non è che vi sta superando a sinistra con l'adesione al Gay Pride e col vice sindaco schierato in piazza ecco come la vede lei? ma io vedo che eh. tanto diciamo su una cosa dissento da quello che diceva adesso il Consigliere Mancini, cioè nel fatto che diciamo, la scelta dell'elettorato su Terni è stata molto basata, io sentivo per la città il fatto che cioè, quelli di prima ci hanno portato in dissesto, quelli di oggi hanno fallito, perché comunque al di là della simpatia o della bravura dal punto di vista della persona, del sindaco Latini, ma c'era un giudizio negativo sull'aggiunto sull uscente e sul comportamento dell'aggiunto uscente. La città ha dimenticato peraltro che il dissesto finanziario è stato causato, da causato indirettamente da un'inchiesta giudiziaria che poi si è rivelata quello che si è rivelato, cioè con l'esito del tutti assolti perché il fatto non sussiste, quindi col massimo della soluzione. In quella fase è chiaro che tu quando stai due o tre anni sotto pressione stai preparando un piano di riqualificazione finanziaria dell'ente, ti trovi che ti sequestrano i computer, le cose eccetera e è finita come è finita. Quindi diciamo da quel punto di vista la gente ha scelto la terza via e Bandecchi si è inserito in questo, nel degrado culturale e sociale della città con una sorta di neopopulismo centrista. Quindi non è problema dell'elettorato di destra o di sinistra, peraltro diciamo, dei flussi elettorali, diciamo, noi al primo turno siamo il Partito Democratico è l'unico che non ha ceduto quasi nulla diciamo, a Bandecchi che ha molto preso dal, invece dal ex elettorato Movimento 5 Stelle, dall'elettorato della Lega e anche eh, da Fratelli d'Italia, perché se i flussi elettorali, almeno quelli che abbiamo letto, diciamo, sono, sono questi. Quindi si è attecchito su questo fenomeno, come dire, banale di dire quelli di prima eccetera, quelli di oggi così, quindi questo ci deve da un lato interrogare profondamente, ma sarebbe. ci sarebbe un, du, un duplice errore che io vedo nella lettura politica. Uno circoscrivere il fenomeno Bandecchi alla città di Terni, legarlo, non è un fenomeno locale, non è un fenomeno locale e lo vedremo eh, nelle prossime nei prossimi giorni. Peraltro questo tema dell'incompatibilità di oggi e per come è stato risolto è una bufala dal punto di vista normativo perché se tu mantieni la proprietà, diciamo, non hai risolto nessun tipo di incompatibilità, che l'incompatibilità si scioglie se non sei proprietario della, uh, della società, della struttura con cui sei in conflitto. Basta leggere il TUEL e questo diciamo è evidenziato benissimo. Ma eh, dall'altro lato Dicevo non è eh, un fenomeno locale perché diciamo, mi pare anche le ambizioni che vengono sbandierate, il, 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 il clamore mediatico che gli viene dato da trasmissioni di rilievo diciamo, nazionale fanno sì che diciamo, abbia prodotto uno sconquasso anche nel centrodestra e di questo su diciamo, una cosa sono d'accordo con il collega Mancini che deve fare molta autocritica al centrodestra che fenomeno Bandecchi nasce sul progetto anche politicamente, nasce su quel famoso progetto, stadio clinica, sul quale io sin dall'inizio dissi che non c'era motivo di legittimità perché si dovesse andare avanti, illudere i ternani o, o, o fare diciamo, cose che la legge non consentiva, eh? finché non si è arrivati a sbattere il muso contro il parere diciamo, del della regione a cui si è tentato poi di porre rimedio a dicembre con una sorta di delibera sul riequilibrio fantomatica di cui ancora attendiamo gli esiti, ma ricordo che c'è un assessore della giunta, un collega di partito del consigliere Mancini che su questa vicenda ha raccolto migliaia e migliaia di firme a Terni che poi... Siamo, come dire, si sono ridotte contro chi l'aveva raccolte quindi diciamo un po' di sana autocritica che a causa del suo male si dice bianca a se stesso, in primo luogo. Questo non assolve ovviamente il Partito Democratico che ha perso, deve riconnettersi diciamo, con, con la città, ci aspetta un, un duro lavoro, il fatto di non essere andati al ballottaggio è un elemento che non va assolutamente eh, sottovalutato o liquidato diciamo, con qualche battuta. Ma è chiaro che noi risentiamo un po' anche del clima, uh, del clima nazionale. Se non c'è una piattaforma politica identitaria su cui la gente si riconosce, mm. è difficile riconnettersi con la società. Ci spostiamo un po' anche a livello nazionale. È venuto qui due giorni Ma, fa. tanto per essere Vuole puntualizzare no, su tema. Puntualizzo termini. semplicemente due cose, perché se lo no facciamo, eh, gli elettori magari sanno questione stadio clinica. Cioè c'è cioè, l'aspetto sanitario, c'è una parte di convenzioni che sono uh, rivolte verso strutture diciamo private e Terdi mi pare che non ne abbia molte. No? Questo è un tema che è venuto fuori più di una volta. Cioè, nessuno, penso, può, può dire o abbia detto fai lo stadio e poi ti do la clinica. Perché quello, cioè, se uno dice una cosa del genere, la dice... Chi è in grado di dire che, di poter fare questa cosa direbbe una cosa dal un punto di vista legale molto discutibile. Ma si eh, è atti, sì, sì. No? Ma quelli chi l'ha scritto sono problemi loro. Io dico semplicemente che qua, io sono una persona, parlo, un imprenditore qualsiasi. Dice io faccio questa, questo stadio, poi voglio fare una clinica. Eh, dove è scritto che tocca capitarla? Eh, un conto è per cui dopo le, nascono le convenzioni, nelle convenzioni. Alla luce del sole, con le più grandi e le più trasparenti procedure che la legge prevede, ci sono gli affidi, punto. Nessuno può dire non fare lo stadio e nessuno può dire faccia una clinica, chi lo vieta. Dopodiché la convenzione è un procedimento ulteriore che deve essere pubblico anche perché a Terni in teoria arriva il signor X e fa una clinica, arriva il signor Caio e fa una clinica, possono arrivare anche 50 miliardari e fanno 10 cliniche. Sia, cioè, non è vietato dalla legge, la convenzione invece presuppone, presuppone delle logiche sulla base ovviamente. Eh, intanto, ma però la regione ha detto che devono rientrare le cliniche private, intanto devono rientrare nella programmazione. Eh, eh, certo. Poi è chiaro che sono alla libera iniziativa privata, certo. Ma il progetto stadio-clinica che è arrivato in regione prevedeva che il finanziamento dello stadio della costruzione dello stadio avvenisse con i rigavi della convenzione. Quindi... Chi, chi l'ha scritto lo, doveva scriverlo sicuramente meglio. Io dico semplicemente che politicamente e logicamente uno non può, eh, come si dice, presupporre. Un pensiero di una persona fra dieci mesi o fra cento mesi. Questo è un discorso che la politica non è mai fare. Le procedure regolari, trasparenti, assolutamente sì. Quello che può fare un imprenditore all'interno di una programmazione, quello invece è un'altra cosa che secondo me eh, non doveva neanche essere detta più di tanto. Tornando al risultato elettorale della Lega, mi preme: non è che con la vittoria del dottor Masselli noi avremmo fatto cinque consiglieri comunali, ne abbiamo fatto uno. Quindi il fatto che io torno giù perché sono stato anche come si dice bastonato all'interno di certe quando uno dice la verità è un problema molte volte anche all'interno dei partiti cioè quel risultato da 13 consiglieri a zero non è politicamente giustificabile in alcun modo punto in una città che aveva dato fiducia a un sindaco della lega tant'è che a dimostrazione di questo c'è la controprova che è un perdite punto sindaco al primo mandato comune in commissariato che viene ampiamente rieletto dove la Lega non solo ottiene un ottimo risultato, ma la lista del sindaco fa, mi pare, un 13-14% con due nomi della Lega dentro che hanno portato un numero significativo e a dimostrazione che Fratelli d'Italia in alto tempo non ha sfondato nella lista, chiaramente di Fratelli d'Italia ci sono due ex Consiglieri della Lega, tra cui il presidente del Consiglio uscente c'è anche l'ex consigliere assessore eh, Mierla che veniva da Forza Italia, che togliendo questo gran numero di voti che hanno portato queste tre persone, dalla lista ha fatto ben poco. Bisogna stare attenti perché diciamo, la Lega ha, si rivolge a un ceto operaio, cosa che la sinistra ha abbandonato per anni. Il tema del lavoro del piccolo artigiano, del piccolo. Uh, professionista, dell'agricoltore, cioè, cioè quella massa che costituisce la spina dorsale dell'economia de, dell italiana. E questo aspetto dimostra che forse se noi ci spostiamo troppo a destra, l'elettore forse non ci arriva, a parelli, il discorso delle cliniche private, no? il Partito Democratico uh, fa un punto fermo di dire la sanità pubblica è quello che conta veramente perché è per tutti allo stesso tempo ci troviamo in una condizione in cui non si può escludere ricorso alle cliniche private perché se uno ha bisogno di una visita e eh, con ecco, le liste d'attesa così lunghe deve andare dal privato se può permetterselo quindi questa Beh, è una questione è può, cruciale certo, non è che si può mettere sulla sanità privata affossando la sanità pubblica cioè se tu affossi e non fai funzionare la sanità pubblica poi crei fortissime disuguaglianze sociali perché chi se lo può permettere come giustamente ha detto si può curare magari dal, dal privato, ammesso che le prestazioni poi siano uguali, perché poi i privati non è che, che sono tutti uguali, e chi non se lo può permettere, è la stessa cosa che avviene alla sanità pubblica. Se tu mi dai a un, un, un anziano di 80 anni un appuntamento per una diagnosi a Città di Castello, perché questa storia del CUP regionale, quindi con le prenotazioni su tutta la regione, è, ha, ha partorito solo un, un po' di turismo sanitario per chi se lo poteva permettere, è chiaro che quello senza automobile, magari senza, senza chi lo può accompagnare, senza, eccetera, crei fortissime disuguaglianze sociali, per cui o tira fuori i soldi che vada al privato oppure addirittura non si cura. Noi abbiamo avuto in Umbria durante il Covid un tasso di deospedalizzazione molto maggiore rispetto a talune e altre regioni, persino della Lombardia, che è stata quella più disastrata, e abbiamo avuto diciamo, un allungamento fortissimo delle liste d'attesa che non le puoi risolvere diciamo dando più soldi ai privati, perché in questo modo eh, è chiaro che tu incentivi la sanità privata e affossi la sanità pubblica. Per, eh, come dire, per garantire prestazioni universalistiche che solo la sanità pubblica può garantire, devi fare necessariamente più assunzioni, devi allungare l'orario di apertura degli ambulatori, far fun funzionare tutte le cose che noi abbiamo. E il privato, noi non è che abbiamo, facciamo la lotta diciamo, al privato, io ho avuto modo di dirlo. Diciamo, L'iniziativa privata è garantita dalla, solo dalla Costituzione, ma è garantita dal Codice Civile, quindi non è quello il problema. Il tema è che in tema di sanità chiaramente la sanità privata deve agire in un'ottica di sussidiarietà, non di sostituzione della sanità pubblica. Sussidiarietà significa che ciascuna ASL, faccio l'esempio così i telespettatori e gli ascoltatori capiscono: ciascuna ASL ogni anno definisce i fabbisogni sanitari della popolazione del suo territorio. Poi dice, queste 80 prestazioni sono in grado di farle io per tutti, perché ho i medici, perché ho le strutture, perché ho la diagnostica, poi, e il resto lo metto a gara, perché anche per dire a Mancini prima. Le convenzioni avvengono con delle gare, delle procedure comparative di trasparenza pubblica. Quindi chi è più bravo, chi ha più cose deve, deve seguire perché si tratta di salute, di salute pubblica. Quindi se il sistema funzionasse diciamo, in questo modo eh, va tutto bene, ma se tu mi dici risolvi il problema banalmente. Per cui non riesco a garantire prestazioni universalistiche con la sanità pubblica e do più soldi ai privati. Dichiari il fallimento delle politiche della sanità pubblica in Umbria per le quali la Regione investe l'80% del proprio bilancio. Mancini, qualche protesta c'è perché nell'ultima settimana ci sono stati presidi davanti agli ospedali di sindacati, ma quando dico sindacati dico anche medici e infermieri, parliamo chiaramente, che hanno protestato e tanto. A Spoleto, Ternia, ma anche nei, anche nei, ecco, nei piccoli e nei medi e nei grandi ospedali. Quindi c'è un mondo comunque che sta facendo sentire la sua voce. Ma eh, i cittadini fanno bene a fare sentire la sua voce e la politica dovrebbe starci molto attenta. Io sono uno di quello che ci sta attento, tant'è che dice il. Il consigliere Paparelli, siamo uh, durante la pandemia che io ho chiamato pandemenza e oggi sto avendo ragione, noi abbiamo sospeso tutte le prestazioni sanitarie, sono quelle diciamo urgenti e le vaccinazioni. Sa benissimo mm. il collega Paparelli, che lui era vicepresidente della Giunta Marini, fa un piano straordinario di, di abbattimenti e liste d'attesa, a cui che io lo so, tra l'altro in ufficio, quindi neanche tanto lontano da dove stiamo registrando, su cui prende coscienza la passata amministrazione che c'erano problemi di prestazioni e il CUP era unico anche a suo tempo, no. eh. Eh, nel, no. 2000, nel 2019 no, non, non era unico, non c'era il CUP unico regionale, e come funzionava, come mai toccava ciascun, andare comunque, ciascuna ciascun ASL, però toccava andare sempre fuori, quindi non era unico, ma toccava andare fuori. Se tu rifiutavi di andare fuori, venivi comunque messo in lista d'attesa, non venivi cancellato dalle liste d'attesa. Ma no. adesso vieni cancellato dalle liste d'attesa? Allora, no, adesso c'è un altro problema: eh, sì. che la diciamo, quindi devi allora, fare adesso, la procedura per la prenotazione. Adesso che succede? Che le prestazioni c'erano, lunghe da fare e la regione in emergenza cerca passata giunta Marini mette i soldi, in realtà pochissime mai beh, parte. In realtà l'ho fatto io, si sì, hanno detto prima, piano. 6, eh, ma milioni, non è... 6, 6 milioni, milioni non era, non era qualche vedere. euro. Allora la prossima volta, quando ci richiamerà, porta Bisogna... tutti i report Bisogna... dei 6 milioni spesi del papà. Così, così li vediamo. Bisognava attuarlo quel piano, sì. non beh, è stato beh, mai attuato. Ecco ah, appunto, toccava attuarlo, intanto non l'abbiamo speso. Dopodiché c'è un altro aspetto che eh, su questo, ripeto, disagio esistente già eh, nel 2019 è arrivata la cosiddetta pandemia che io chiamo ribadisco un'altra volta pandemia, perché non si possono chiudere le prestazioni anche di diagnostica per via del virus. C'erano le fabbriche che lavoravano, i supermercati che lavoravano, gli autisti che lavoravano, i poliziotti lavoravano, il sistema diagnostica no. Cioè, sì, sì, questo è il paradosso. È successo per due anni e mezzo questa follia, eh? va bene? Ci, non ci lo scordiamo. Adesso bisogna recuperare. È, è evidente che dopo decenni di numeri chiusi in, eh, nelle, nelle scuole di medicina, nelle università dove non so questo paese per quale motivo non debba avere liberamente la possibilità di fare il medico, cosa che non esiste in altri paesi, ci siamo resi accorti, ci siamo resi conto che è accorti che il turnover dei nostri medici infermieri, era ovviamente sottostimato, e che mancano decine di medici di famiglia e decine di medici ospedalieri e c'è una crisi anche di una qualità dei medici ospedalieri, perché nessuno vuole andare a fare il chirurgo perché si becca la denuncia ogni due minuti. Quindi c'è la fuga degli ospedali, c'è un altro aspetto: la retribuzione. E' ovvio, eh, vado a rischiare professioni, eh, i miei patrimoni e tutto il resto in una struttura che mi paga la metà di altri ambiti, e anche no. Quindi è un sistema che va cambiato e tutto nasce dalla riforma del 92 di quando abbiamo voluto trasformare le prestazioni sanitarie, quindi la sanità, in aziende. Punto, l'equilibrio dei bilanci e tutto il resto. Aggiungo che anche la diagnostica, parlo di ospedali di Città di Castello, conosco bene: macchinari che hanno 7-8 anni e qualcuno che non funziona da 12. E io quando arriva l'assessore Coletto, gli dico: Ti invito a fare in ogni struttura ospedaliera un. Un appello, veramente un inventario di tutta l'ingegneria sanitaria che abbiamo a disposizione perché vedrai che abbiamo parchi, macchine obsoleti e che chiaramente non saranno in grado, al di là del personale, di dare prestazioni. Cioè, l ultima, l ultima, il CUP è una follia perché il CUP, cioè, cioè, io ho trovato a Città di, di Castello gente di Terni e parlo per cognizione di causa che il mio suocero doveva andare per una prestazione simile a Terni, cioè quindi un deterno lo manda a Città di Castello e uno di Città di Castello lo manda a Terni, ma anche no, cioè quindi anche lì va rivisto il sistema che sicuramente ha un problema non di prestazioni ma veramente di programmazione informatica, perché sono casi troppo evidenti di questa mobilità che secondo me è indotta da un'impostazione proprio, eh, di, di, di programma, di gestione è sbagliata. Grazie consigliere Mancini. Gli ultimi spiccioli sono per la minoranza Paparelli perché voglio far capire più possibile alla gente la situazione di sanità. Mancano i medici, mancano gli infermieri, perché non s'assumono? Che cosa bisogna fare? Ma no, intanto diciamo a differenza di quello che è accaduto nelle regioni limitrofe: tanti nostri infermieri e tanti nostri medici non trovando una stabilizzazione, non avendo il coraggio. La regione di fare le necessarie stabilizzazioni sono durante il periodo del Covid sono emigrati e hanno trovato un contratto stabile nelle vicine regioni del Lazio e della Toscana. Se la Toscana ha fatto in quel periodo, che non è una delle regioni che ha più brillato peraltro, ha fatto oltre 2.000 assunzioni e l'Umbria ha fatto zero assunzioni, qualche motivo di responsabilità politica ci sarà pure da questo punto di vista. Quindi il primo tema sono state diciamo, l'incapacità di fare eh, assunzioni. Che era necessario. Secondo luogo, c'è stato un utilizzo eh, non corretto delle strutture sanitarie perché, diciamo, soprattutto a Terni, si poteva impegnare l'ex milizia, che era una struttura sanitaria già al luogo predisposta per collocarvi l'ospedale covid. Abbiamo deciso. Con notevole spreco di denaro pubblico, di fare gli ospedali da campo e di far diventare in realtà i nostri ospedali pubblici, quelli due maggiori di eccellenza, Terni e Perugia, di farli diventare dei veri e propri ospedali covid. Quindi è stata sbagliata l'impostazione, diciamo, del, in quel periodo. E Adesso occorre, come è stato denunciato qualche giorno fa dall'intersindacale medica, occorre porre riparo in Italia ma soprattutto in Umbria dove le condizioni medie rispetto a quello che accade in Italia sono peggiori. Qui non abbiamo dopo quattro anni di chiacchiere, non abbiamo ancora il nuovo piano sanitario eh, perché Mancini dimentica che il governo da quattro anni ormai, non abbiamo il piano sanitario, abbiamo una convenzione che va con l'università. Da dieci anni diciamolo. Eh. Sì, sì, ma nel tanto noi atti di programmazione erano stati fatti. Ne sono, passati altri 4, ne sono passati altri quattro e, e ancora non c'è diciamo, Sono 13 anni che non c'è eh, un piano sanitario, uno straccio di piano sanitario, si continua ad andare avanti con atti ad hoc diciamo, che lasciano il tempo che trovano, convenzioni con l'università che lasciano il tempo che trovano. sul quale... Posto le critiche, lo stesso diciamo Mancini. mi no, pare no, che ancora. Non parlo di critiche, io ho detto c'è Se c'è se, se quella convenzione, per ancora non lo voto. Appunto. Le critiche, è un conto. Devi si è per gli elettori. Ho usato, quindi è troppo miofemismo. buono Bisogna essere quindi, chiari. Come vedi, eh. dire cioè, la verità. Sul... Un anno fa l'ho detto, però. Eh. E quindi gli elettori, gli ascoltatori, avranno capito eh. che almeno. Sul disastro sanitario in Umbria e in Mancini siamo d'accordo. No, mi dispiace interrompermi. Interromper su so alcune questioni, non so dove io sono chiaro. Grazie eh, consigliere, non a, a me dispiace non la me. Il tempo è scaduto, penso che saremmo potuti andare avanti. Ecco e comunque no. Lo faremo in una prossima occasione. Io ringrazio. Infatti bisogna farle di più. Ringrazio domenica. Valerio Mancini, Lega, grazie. E a voi. E Fabio Paparelli, Partito grazie Democratico, a e tutti voi per averci seguito.